secondo l'ultimo report OIV è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni la produzione di bollicine, vuol dire che in qualche modo è aumentato anche il consumo, probabilmente si può leggere così questo dato. Ma direi proprio di sì, sicuramente non si produce per non vendere. Il dato, come citava lei, il dato OIV indica che negli ultimi 10 anni la spumantistica a livello mondiale è cresciuta di un ben 40%, arrivando a 18 milioni di ettolitri, pesando il 7% del totale, e che vede l'Italia il secondo paese come produttore. Ecco, le bottiglie che circolano nel mondo, l'Italia è la patria del metodo classico, in realtà forse ancora è la categoria di prodotto che può fare di più all'export, può crescere di più, visto che poi comunque tanta parte delle nostre esportazioni oggi sono rappresentate da Prosecco. Sì, sicuramente il metodo classico, che non bisogna nascondere, qua parliamo di Trento Doc, bollicine di montagna, metodo classico trentino, come dicevo, non si può nascondere che ad oggi l'export pesa tra il 10 e il 15% della produzione, possa rappresentare in futuro sicuramente un'area su cui puntare e che possa dare crescita. Quindi sicuramente sull'onda di un consumo globale in crescita, sull'onda di una percezione dalla parte dei mercati internazionali dell'Italia come un paese di spumantistica, anche una spumantistica di eccellenza quale il Trento Doc potrà in un futuro, magari non brevissimo, ma in un futuro di medio lungo periodo, avere sicuramente successo anche sui più importanti mercati di consumo della spumantistica. Ecco, allargando un po' il discorso, secondo lei quali sono le ragioni di questo boom delle bollicine nel mondo, di questo boom anche nel consumo, che si è accompagnato comunque a una crescita della produzione generalizzata e anche qualitativa di tante aree del mondo che magari prima non erano conosciute per la qualità? Sì, premesso che quattro mercati, tra cui l'Italia al secondo posto, quattro paesi produttori, meglio, Francia, Italia, Spagna e Germania, fanno la grossa fetta della produzione spumantistica globale, molte possono essere interpretate come i fattori che stanno portando questa crescita del metodo classico o comunque della spumantistica in generale. Il consumatore giovane, i cosiddetti millennials a livello, diciamo, mondiale, prediligono questa tipologia di prodotti e quindi questo a maggior ragione ci fa pensare ad un futuro positivo, ma non solo, la crescita e la qualità della spumantistica che si lega sempre di più a diversi momenti di consumo, dall'aperitivo ma anche sempre di più anche a tutto pasto, sta facendo sì che, come si diceva prima, la categoria spumanti cresca in modo significativo, e erodendo quota ai vini tranquilli. Ecco, ci può essere anche dietro una motivazione, una ricerca sia di semplicità, che in qualche modo le bollicine, per quanto magari talvolta anche grandi vini da invecchiamento, di complessità, comunque comunicano di più una certa facilità anche rispetto magari ad altri tipi di vino, nonché una digeribilità diversa? Ma probabilmente penso si possa dire di sì, il metodo classico, la spumantistica, ad esempio Trento Doc, sicuramente la spumantistica porta in sé, come dire, un portato positivo all'essere un prodotto che ha queste caratteristiche, nel passato spesso legate a momenti di festa, di celebrazione, come si diceva prima, sempre di più destagionalizzate, legate a un consumo tutto pasto, però si portano dei valori che lo collocano con piacere, con freschezza, piacevolezza e con anche caratteristiche poi di prodotto che ben si sposano con stili di consumo anche di cucina più moderna. Ecco, un'ultima domanda, chiavi tematiche su cui puntare per allargare anche l'export di metodo classico italiano e mercati, secondo lei, su cui puntare di più nel prossimo futuro? Ma guardi, per quanto ci riguarda come Trento Doc, bollicine in montagna, la nostra chiave di volta è, come si diceva, il territorio, la montagna. Noi abbiamo
una fortuna, che è quella di avere una produzione di montagna che ben si sposa ad una spumantistica di qualità. Lo Chardonnay, che è il vitigno base della nostra spumantistica, dà il meglio per la, in termini di acidità, di freschezza nell'ambiente trentino, e quindi il nostro, come dire, focalizzazione, se possiamo dire, di posizionamento è indubbiamente il territorio e la specificità di un territorio unico. I paesi su cui puntare sono quelli che ad oggi vedono un consumo di spumantistica molto importante e crescente anche di più della media, vale a dire, se guardiamo i mercati europei, direi Germania, Svizzera in primis, Stati Uniti sicuramente, e Giappone, Corea sono altri mercati di significativa importanza, e Russia indubbiamente.